Buonasera e ben ritrovati a TG Bergamo Primo Piano. Questa sera parliamo di cani particolari, ovvero i cani da soccorso delle unità cinofile degli Alpini. E lo facciamo in compagnia del signor Giovanni Martinelli, coordinatore dell'unità cinofile dell'ANA, ovvero dell'Associazione Nazionale degli Alpini. Buonasera, buonasera signor Giovanni. Buonasera. Allora Giovanni, la sua passione per i cani nasce da sempre, fin da quando dalla sua infanzia, insomma. Ci vuole raccontare la storia del gruppo cinofilo da soccorso Argo che nasce a Fiorano Asserio 26 anni fa. Sì, il nucleo nasce appunto a Fiorano Asserio all'interno del gruppo Alpini di Fiorano Asserio. Gli Alpini nel 1976, per cui 10 anni prima della nascita di Argo, intervengono in Friuli e nasce la protezione civile. Qualcuno per ragioni anagrafiche faceva il servizio di prima nomina in Friuli e ho visto operare i cani da soccorso e sono intervenuti nel terremoto che provenivano dai paesi vicini, dalla vicina Slovenia, dall'Austria, dalla Germania. Cani italiani non ce n'erano. Nel 1980 c'è stato il grosso intervento ancora nel terremoto in Irpinia e al rientro dal terremoto in Irpinia, dopo che gli alpini sono tornati, è venuta questa idea di far nascere il nucleo Argo. Il nucleo Argo parte proprio grazie allo sforzo degli alpini bergamaschi e soprattutto con l'aiuto dell'allora responsabile nazionale per gli alpini di protezione civile, il bergamasco Antonio Sarti, che poi diverrà anche presidente della sezione di Bergamo. Benissimo. E era interessante spiegare insomma ai nostri telespettatori proprio quanto dura e in che cosa consiste l'addestramento di questi cani. Noi abbiamo unità che sono abilitate a operare sia in ricerca di persone disperse in superficie, cioè gente che va in montagna e si perde, sia di persone sepolte sotto le macerie. Per addestrare un cane il lavoro è abbastanza duro, anche perché è lungo, perché noi abbiamo i tempi liberi, sono i nostri fine settimana, nessuno di noi lo fa di mestiere, siamo tutti volontari. Ci vogliono circa 400 ore di lavoro, per cui sono circa 2 anni, si inizia con il cane intorno ai 6 mesi, veramente, ma l'addestramento parte già col cucciolo di 2 mesi. A 6 mesi inizia la scuola seriamente e intorno ai 2 anni li laureiamo, riusciamo a portarli a questo brevetto, a questa operatività, che è fatto con un esame da parte dell'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana. Di cui lei è anche giudice, proprio giudice dell'ENCI. Sì, esatto. Io in questa mia attività, dopo 20 anni che operavo con le unità cinofile degli Alpini, con un corso anche abbastanza selettivo, siamo arrivati a formare e ad avere i primi giudici che arrivano da soccorso. Noi siamo la prima, diciamo, ondata di giudici e in questo momento siamo io e altri pochi 3 o 4 giudici che arriviamo dalle unità da soccorso e andiamo a abilitare le unità cinofile da soccorso che devono poi lavorare per salvaguardare la vita umana. Benissimo, e un'altra curiosità che mi chiedevo, tutti possono venire ad addestrare i propri cani, cioè a collaborare nell'addestramento dei cani da soccorso? Senz'altro, allora direi che scinderei le due cose. Io sono dell'idea che tutti devono avere i cani educati, perché i cani educati vogliono dire padroni più felici, gente che sa come trattare il suo cane e per cui il conduttore, il padrone del cane è contento di avere un cane ben educato e se il padrone è capace di gestire il cane, forse alcuni cani potrebbero anche avere i padroni che si meritano, perché a volte non vengono proprio trattati da cani, perché il cane ha il diritto di essere trattato da cane, bene, benissimo, ma da cane. La sua dignità di cane. E direi che tutti possono addestrare i cani, il nostro campo di addestramento che è in Valseriana è aperto a tutti, chiunque vuol venire può iniziare un cammino di addestramento con un corso di base, poi da qui a diventare unità cinofile da soccorso bisogna andare a vedere se ci sono le doti sia nel conduttore e nell'unità cinofila nel cane per diventare l'unità cinofila da soccorso. E quindi esatto, mi ricollego quindi alla prossima domanda, cioè quali sono proprio le caratteristiche che il cane quindi deve avere fin da cucciolo per svolgere questo ruolo importante e delicatissimo? Sì, noi cerchiamo di andare a capire subito, di cercare subito nel cucciolo se ci sono quelle doti che sono abbastanza peculiari. Il cane deve essere innanzitutto, non deve essere un cane aggressivo assolutamente, ma deve essere un cane molto socievole, che va con tutti, si avvicina a tutti senza paure, senza timori e senza essere aggressivo. E poi deve avere nelle varie doti direi che una delle più importanti è la curiosità.
cane molto curioso olfattivamente, cioè il cane che è curioso, mette il naso dappertutto, è sempre in giro col naso per terra, va a cercare, gli piace come gioco quando qualcuno gli nasconde qualcosa, è chiaramente portato a diventare un buon cane da soccorso. Quindi tutte, non ci sono razze particolari, No, noi insomma. abbiamo tantissime razze, tra cui anche i meticci, cioè cani, anche cani non di razza. L'importante è che abbiano queste doti. Oggi direi che lo stereotipo del cane da soccorso è sempre stato il pastore tedesco. Esatto. Oggi sono in minoranza, sono sempre ottimi cani quelli I che Rex, abbiamo. diciamo. Sì, abbiamo ottimi cani, ma oggi sono in minoranza. Oggi abbiamo tantissimi Labrador, ma oggi abbiamo anche razze nuove che si sono avvicinate a questa specialità. Oggi abbiamo anche cani da caccia. E abbiamo dei Weimaraner che si stanno addestrando e sono cani che sono ottimi, la predatorietà viene tenuta sotto controllo e sono ottimi cani da ricerca. E volevo concludere con appunto una domanda sul rapporto proprio che si instaura tra il cane e il suo conduttore. Io credo che è difficile da spiegare quello che si viene a instaurare tra un cane da soccorso e il suo conduttore. È chiaro che noi diciamo, gli alpini amano dire che si diventa veramente unità cinofila da soccorso quando si diventa una bestia unica a sei zampe, quando veramente c'è quella sinergia, quella simbiosi tra conduttore e cane, e dove il cane impara a conoscere il conduttore, ma soprattutto il conduttore e il cane. Questa è la cosa più difficile, perché i nostri cani ci leggono molto bene, leggono la nostra postura, leggono il nostro stato d'animo, leggono come siamo in quella giornata lì. E il contrario è difficile, però tutto sommato direi che si diventa veramente un tutt'uno quando si arriva qui, e qui le soddisfazioni sono tantissime. Credo che la soddisfazione di addestrare un cane da soccorso per lungo tempo, 10 anni, 12 anni di attività con un cane, venga ripagata anche solo dal ritrovamento di una persona, perché diciamo che la vita umana non la prezza, noi ne siamo Certo. convinti e sappiamo quanto è importante anche solo ritrovare una persona dispersa. Certo. Benissimo, le lascio quindi gli ultimi secondi per parlarci anche dell'esperienza, diciamo, durante il terremoto, insomma, in Abruzzo Beh, con siamo alcuni. intervenuti con gli alpini in generale, ma con la squadra di Bergamo, che è stata che fa parte oggi, la colonna mobile degli alpini, è basata proprio sulla sezione qui a Bergamo. Abbiamo noi i mezzi, siamo pronti a partire con l'aiuto anche di tutte le altre 24 squadre alpine. L'intervento in Abruzzo è stato un intervento, l'ultimo grosso intervento che abbiamo fatto, ed è stata la dimostrazione che bisogna avere cani molto preparati, professionalmente molto validi, e questo lo possono fare anche i volontari. È chiaro che bisogna che ci sia una forte selezione e che non ci sia paura di nessuno di sottoporsi ad esami, ed essere sempre pronti ad operare e per proprio aiutare chi ha bisogno di noi. Gentilissimo, grazie mille Giovanni per essere stato qui con noi questa sera, averci avvicinato a questa realtà di cani che continuano a salvare vite umane, quindi che svolgono un ruolo molto importante e delicato. Io ringrazio anche tutti i gentili telespettatori di Video Bergamo per averci seguito e auguro a tutti un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi.